Ok, ditemi voi se va bene, se si sente bene, se vi dispiace. Ed eccoci qua. Adesso, questo è appena l'inizio del mio gioco. Quindi ho veramente fatto le cose in fretta e furia, anche perché volevo soltanto capire come funzionasse il gioco. Ok, perfetto per l'audio. Come potete vedere, non so se qualcuno magari ha già giocato a qualche gestionale. Io al primo acchito, appena l'ho visto, mi ha ricordato tantissimo Cities Skyline, che è un altro gioco che a me piace tantissimo come gestionale. Non vado pazzo per i gestionali, però Cities Skyline mi è piaciuto davvero tanto. Allora, farò giusto un breve recap di quello che ho fatto finora. Voi inizierete semplicemente da questa struttura qua, che fungerà da ingresso uscita al vostro parco, per il vostro zoo. Ora, all'inizio, in scambio animali, potrete ottenere comunque tante specie. Cambiano continuamente, quindi non vi aspettate che quello che troverete qui nella mia schermata lo troverete comunque nella vostra. Comunque cambierà sempre, veramente ogni tot minuti. Come vedete qua c'è un countdown di minuti, che passati i quali non sarà più disponibile l'animale, quindi ce ne saranno altri. Come vedete c'è il costo in denaro, che c'è qui in basso, o in crediti salvaguardia, che sono questi, che appunto, come potete vedere, si possono ottenere rimettendo gli animali in libertà, vendendo gli animali al mercato. Per ora ho soltanto rimesso gli animali in libertà e effettuando l'accesso ogni giorno. Questo già è una valutazione dello zoo, che va un po' per la valutazione animale e per la valutazione didattica soprattutto. Adesso voi inizierete completamente dal nulla, ossia soltanto con questa struttura qua. Ora, per iniziare a giocare, quindi iniziare a piazzare i primi animali e quant'altro, il gioco non ti dice nulla. Quindi ti piazza là e dice: ok, ecco a te. Hai fin troppa libertà e non sai come muoverti. Infatti, io, non volendo abbandonare il gioco perché mi sembrava davvero carino, specialmente la resa grafica, che qua non è a ultra, è alto, mi pare. Non ho dato troppo un occhio, anche perché non voglio adesso incappare in problemi con la grafica. Comunque, se vi interessa, ho una GTX 1060 da 6 giga di Zotac. Il punto è che poi il gioco ti abbandona là. Quindi non ti dice nulla di come muovere gli animali, anche perché dai primi passi quello che farete sarà comprare l'animale e portarlo nel suo nuovo habitat e poi tante altre cose che vengono dopo. Il problema della sfida è che voi non riuscirete nemmeno, appena iniziato, a piazzare l'animale nell'habitat. Questo perché non vi viene spiegato in questa casella zoo, che è veramente una delle più importanti perché sott'occhio avrete davvero tanta tanta roba. In finanze, appunto, avrete sott'occhio tutto il passaggio di denaro che c'è, quindi tra gli animali, tra i movimenti che farete per il cibo, le spese che pagherete per i lavoratori, quindi meccanici, veterinari e quant'altro. Gli animali che avete nel vostro zoo, distinti appunto non solo per razza ma per specie. E per ora ho soltanto, ovviamente l'ho iniziato davvero da poco, antilopi nere, che veramente sono conigli, cioè appena vado nel loro habitat ce ne sono tre in più, così a random. Infatti sono tutti giovanissimi, a parte questi due vecchiacci malefici. Ho i coccodrilli, che da poco ho capito anche determinate cose per il valore di benessere, che poi vedremo insieme. Leopardi delle nevi, che ho comprato con i crediti di salvaguardia. Tra l'altro questa mi sta schiattando a breve. E i lupi, che sono gli ultimi arrivati. Ora, quello che il gioco non vi spiega è che voi senza lo staff non siete assolutamente niente. Quindi, una volta arrivati in questa casella staff, dovrete appunto assumere i vostri lavoratori, quindi inservienti che vi puliranno non solo l'habitat, che solitamente è anche gestito dai custodi, ma per esempio anche le strade, quindi i percorsi,
dello zoo stesso, che vengono percorsi dai visitatori. Custodi che sono veramente il fulcro del gioco, in quanto sono coloro che portano il cibo negli habitat, sono coloro che puliscono gli habitat e tutto ciò influisce sul benessere dell'animale. Meccanici che fanno un determinato tipo di ricerca, poi ne parlerò quando parlerò dei veterinari, e che soprattutto svolgeranno la funzione appunto di riparare cose all'interno del nostro zoo, che si tratti di toilette non funzionanti, generatori che spesso si guasteranno, o addirittura riparare le recinzioni. Quindi magari recinzioni comunque danneggiate verranno poi riparate da loro. Sicurezza, poi ovviamente molto basilare, si parla appunto della sicurezza dei turisti che non tanto perché appunto ci sarà roba da rubare, ma per non dar fastidio agli animali che poi potrebbero rivoltarsi. Quindi anche un po' per la loro sicurezza più che per la nostra. Venditori, ovviamente si parla di venditori di bibite, hot dog, cibo e roba del genere. E poi ci sono i veterinari. Veterinari che sono coloro che metteranno in ottima salute i nostri animali. Anche perché un animale appena acquistato, solitamente, come adesso vi faccio vedere, non è in buona salute. Quindi, per esempio, prendiamo questa antilope nera, immunità al 33%. Questi sono fattori da considerare. Dimensione non è altro che la dimensione stessa dell'animale. Quindi, più è bassa la statistica, più è piccolo l'animale. Longevità sarebbe quanto gli manca, fondamentalmente, cioè è da poco arrivato a metà del suo ciclo. Fertilità, appunto, quanto è capace di riprodursi, che è una cosa abbastanza importante, specialmente per ottenere altri animali, perché appunto, come ho deciso di fare io, ossia li fate accoppiare, li lasciate in libertà e ottenete crediti di salvaguardia, attraverso il quale poi potrete ottenere animali anche più rari, che non potrete ottenere con il denaro, solitamente. E l'immunità, appunto, è la loro capacità, appunto, a reagire alle malattie. Quindi è lì proprio che entrano in gioco i veterinari. Veterinari che poi porteranno in quarantena gli animali se ce n'è bisogno, somministreranno vaccini, li cureranno nell'eventualità in cui si facessero male, quindi potrebbero riportare ferite. E hanno appunto questo tipo di ricerca che vi parlavo appunto come con i meccanici, ossia la ricerca di malattie in primis. In secondo luogo possono ricercare l'animale che avete, per esempio, l'ultimo arrivato, ok? Questo perché non ci sono, come potete vedere qui in habitat, che c'è cibo e acqua, giacigli, refrigerazione, dotazione specialmente, non c'è qualcosa per tutti quanti, quindi dovrete prima far ricercare dagli veterinari qualcosa per quella determinata specie, in modo che appunto possiate avere delle dotazioni che siano di cibo o di giocattoli all'interno dell'habitat di quell'animale. Questo sempre per il suo benessere, che è fondamentalmente quello, sì, immagino già l'avete capito, ma è quello che è il valore più importante al quale poi daremo conto. I meccanici, invece, parlando di ricerca, i meccanici fondamentalmente ricercheranno nuovi tipi di recinzioni o addirittura il tema del nostro parco. Ovviamente non è che sceglieremo un solo tema del nostro parco, ma potremo scegliere diversi temi, quindi del nostro stesso parco, magari un'area è adibita a quel tema tipo Nuovo Mondo o un altro tema tipo all'Oriente, all'Asia, è qualcosa del genere, insomma. Oltre a questo, poi ci sono anche appunto negozi nuovi, aree dello staff. Mic off. Mic on. Perdonate la tosse. E che poi appunto con la loro ricerca verranno poi implementati. Quindi, per esempio, questa è la casa di un custode, che è una casa grande, quindi da solo potrebbero esserci benissimo due o tre all'interno, mentre invece solitamente c'è soltanto questa, la singola.
Ora io quello che sto aspettando dai meccanici è che mi ricerchino l'officina grande appunto per tutti gli altri meccanici. Perché l'ultima volta che ho controllato qui fuori, ecco, qui ce n'è uno, ma l'ultima volta che ho controllato qui fuori c'erano tre in fila. Ora, detto questo, prima di andare a vedere gli animali per poi giocare effettivamente, se avete notato, qui ci sono delle stelline. Queste stelline rappresentano la qualità del lavoratore. Quindi, ovviamente, più alto il suo grado, migliore sarà il suo rendimento lavorativo. Infatti, per esempio, io ho i miei veterinari, che sono tutti 4 stelle, e mi ricercano veramente alla velocità della luce. Cosa che non succede con i meccanici, per un motivo a me ancora sconosciuto, proprio completamente sconosciuto, ma va bene così. E infatti ne ho dovuto comprare altri e adesso li mando ai corsi di formazione per migliorare il loro rendimento, così che possano comunque gestirsi il carico lavorativo, perché appunto, come potete vedere qua vi porta il carico di lavoro, e spesso e volentieri ai meccanici e ai venditori il carico è alto o addirittura è troppo basso. Poi qui avete la loro barra dell'energia, quindi quando sono stanchi, e la loro felicità, che ovviamente dipende anche con il rapporto che hanno con il lavoro. E qui per esempio la felicità è bassissima.